Gabriele Paolini, il decontestualizzatore catodico in stile debordiano. Allora, lunedì 22 luglio 2013, abbiamo detto, sono le 11:20 del mattino. Io volevo dare questa esclusiva a un importantissimo sito internet, la testata giornalistica Voce d'Italia, quindi il sito è www.vocedeitalia.it, perché sono contento nell'annunciare, una doppia assoluta esclusiva, un progetto che mi vede legato ad una giornalista che, per la quale ho profonda stima, che è la dottoressa Patrizia Missagia, spero che la pronuncia sia giusta, Missagia, dico bene. E libro e film. Io ho scritto un libro praticamente in meno di una settimana, ho scritto il soggetto di un film in meno di poche ore. E tutto nasce dal 4 luglio 2013, quando Sara Tommasi è stata portata da me, Nando Colelli, attore, ex Grande Fratello, partecipante, ma una persona di grande simpatia. Io e Nando, come ormai è stranoto, ovunque è stato pubblicato, abbiamo portato Sara Tommasi, la splendida donna che credo veramente e fa sognare tutti gli italiani. Guardate quanto è bella questa fanciulla, che insomma, voglio dire, la voce, gli occhi, lo sguardo, la pelle, incanta sempre e di più gli italiani. Questa è invece la pubblicità del secondo film di Sara e di Paolini, I soliti noti. Ma veniamo alla notizia: un libro a doppia mano, quindi Gabriele Paolini e Patrizia Missagia, uscirà questo libro come strena natalizia, quindi per dicembre del 2013, un libro dove si parlerà di Sara Tommasi, ma si parla soprattutto del cinema porno italiano. Si parlerà di questa ragazza che ha veramente fatto sognare e continuerà a fare sognare milioni di italiani, e non solo, anche all'estero. Il mio apporto, essendo ormai da un anno all'interno della realtà del cinema porno, questo è il primo film che è uscito, Storia di un italiano vero, nel quale io interrompo gli attori e porto all'interno del film stesso dei messaggi sociali, soprattutto contro la pedofilia. E volevo concludere questo video con un'esclusiva sempre per la Voce d'Italia e un'intervista che è stata fatta dal mio caro amico e fedele, anche consigliere, Tommaso De Angelis, uno dei più importanti esperti della comunicazione mediatica in Italia, che io conosco da molto tempo. Tommaso De Angelis ha intervistato telefonicamente Sara, in esclusiva ve la faccio sentire. Vediamo che cosa ha da dirci. Buongiorno a tutti, sta benissimo, finalmente ha accettato l'uso dei farmaci che i medici mi hanno somministrato e sta benissimo, ho recuperato piena energia, sono ingrassata qualche chilo e quindi ho ripreso la forma strepitosa del calendario di Max, ve lo ricordate, del 2007 quando ero la pisella d'Italia. Lo sono ancora perché tutti i miei film hanno spopolato adesso di tutto il mondo perché ho battuto anche Pamela Anderson, Kim Kardashian e Paris Hilton, quindi direi una star mondiale. Infatti adesso voglio lanciare una sfida a Madonna perché ho deciso come progetto futuro di andare in una comunità di tossicodipendenti per aiutarli e anche per aiutare me stessa a recuperare il mio stato psicofisico e il mio benessere interiore. Sarà una comunità dedita ad Osho, quindi al culto di Osho, quindi si faranno meditazioni, è un guru molto importante, molto conosciuto. Si faranno dei lavori domestici, si faranno dei lavori campestri, quindi la mia schiena ne avrà da torcere, perché soffro un po' di mal di schiena, però mi hanno assicurato che non sarà niente di forte, di faticoso, e mi metteranno anche vicino un angelo custode che sarà una principessa bellissima, una donna bellissima, perché io, sapete, sono un po' maniaca e vogliosa sempre di sesso, quindi ci sarà qualcuna che mi aiuterà a non essere maliziosa e quindi a contenermi, perché
anche come il presidente Berlusconi, che malato di diceva non era malato di sesso, anch'io frequentandolo mi sono attaccata, diciamo, questa malattia. Comunque voglio fare un ringraziamento a tutte le persone che mi sono state vicino in questo momento di fragilità, e che io, perché io sono una persona molto fragile, anzi fragilissima, e che mi hanno aiutato a superare questo momento, che sono stati in primis Gabriele Paolini, anche Nando Corelli, anche se si poteva evitare molte bugie che ha detto, e poi il signor Stefano Gherardi. Allora, ecco, questa era una parte, poi durante la giornata, nei prossimi giorni mostreremo anche e faremo ascoltare ai nostri amici di YouTube, canale che ormai sta spopolando, che è Paolini Sex. Quindi questo libro, che firmerò a doppia mano con Patrizia Missaggia, diventerà anche un film, un lungometraggio, nel quale racconteremo il cinema porno visto dagli italiani, e quindi partiremo da D'Annunzio, partiremo da Gabriele D'Annunzio, che tutti sappiamo essere un amante della sessualità, quindi da Gabriele D'Annunzio a Sara Tommasi. Sara sta meglio, è in una clinica privata top secret, rimarrà lì ancora credo almeno per un mese, vedremo, insomma, mille auguri Sara, io ti voglio bene, ti amo più della mia stessa pelle, riposati, e tenevo, ripeto, a dare alla Voce d'Italia questa doppia notizia, quindi il libro scritto a due mani con, tra l'altro, una giornalista della Voce d'Italia, che è la colonna portante del sito, che è Patrizia Missaggia, e un film che ne uscirà, probabilmente forse la conferenza stampa di presentazione la faremo anche al Festival di Venezia, in esterna ovviamente a mio modo, è chiaro che non è il film deve ancora essere realizzato e io voglio presentarlo a Venezia prima ancora che il film sia realizzato, d'altronde sono Paolini.